Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è mercoledì 17 febbraio, sono le 7.08 e siamo qui in compagnia di Luca Teodori, che saluto. Ciao Luca! Ciao Riccardo, buongiorno a te, buongiorno a tutti! Allora, the apple is on the table. Oggi parliamo della variante inglese, Luca, che per altri si può chiamare anche Covid-21, una variante che dopo una settimana di pausa dai giornali, probabilmente c'era di meglio da cui parlare di governo Draghi, adesso si sono rifatti sotto e quindi il terrorismo mediatico è a livelli massimi per questa variante. Hai trovato qualcosa sul giornale di oggi? Vuoi fare un commento intanto? Ma guarda, il commento, io dormo meglio, sono più rilassato. Sapere che ci sono questi varianti mi tranquillizza, cioè, era una monotonia, adesso cioè, tra un po' avremo quella sudafricana, quella brasiliana, eccetera, eccetera. Vedo grande agitazione, direi che non c'è bisogno di agitarsi su nulla, abbiamo superato questo, supereremo anche l'altra. Serenità, tranquillità e soprattutto nessuna paura, bisogna smetterla con la paura che è quella che tenta di alimentare invece sempre il sistema. L'articoli, sì, certo, ce ne sono sulla variante inglese, come dici tu, alimentano l'allarmismo. Il giornale di oggi è Corriere della Sera, a pagina 3, chi parla? Il virologo, Massimo Gabbi. Andiamo a vedere cosa dice. Uno su tre con una mutazione. Temo che lo scenario inglese possa ripetersi anche da noi. L'intervista è abbastanza lunga, chi vuole prende il giornale in edicola. Andiamo a vedere alcuni passi più significativi. A mio avviso abbiamo innanzitutto un dato sulla Lombardia. In Lombardia siamo tra il 30 e il 35% di incidenza della variante inglese. Abbiamo visto che a seconda delle regioni vanno da un 5% a un 50%. La Lombardia, diciamo, più o meno sta in mezzo. A livello nazionale la variante inglese al momento è tra il 20 e il 25%. Cosa la preoccupa? Chiede il giornalista. Quello che è accaduto in Regno Unito, dove tutto è partito intorno al 23 di settembre scorso. Parentesi, una precisione di una data, il 23 di settembre, vabbè, se ne sono accorti più o meno 2 mesi dopo e nel giro di poco ha sostituito l'altro ceppo, che era quello che girava da noi. Molti suoi colleghi pensano che quello delle varianti sia un tema antico, nel senso che sul territorio ne girano tante già dalla primavera scorsa, ma c'è variante, variante, alcune purtroppo hanno una marcia in più e quella inglese in termini di capacità di diffusione è molto pericolosa. Per questo serve una campagna vaccinale molto rapida ed estesa, altrimenti è difficile venirne fuori. Questo è quello che volevamo sottolineare, alcune riflessioni, 100 giorni da Leoni, mettiamo sempre un pochettino i puntini, colleghiamo le cose. Allora, innanzitutto di varianti ce ne sono assai e giravano già dalla primavera scorsa. Quest'estate non mi risulta, la scorsa estate non mi risulta che ci siano stati particolari incidenze. Ma soprattutto qua si parla di un aumento della diffusione, della capacità di diffusione, ma mai nessuno parla della gravità della malattia e, parentesi, delle cure della malattia, e quindi è sempre il solito discorso, rivolgersi al vaccino, bisognerebbe capire quanto funziona, impossibile vaccinare tutta la popolazione per la cosiddetta immunità di gregge, e quindi anche questa questione qua, vabbè, forse andrà un po' più veloce, ma bisogna sempre andare a capire poi gli eventuali danni. Ma ripeto, nessuno si preoccupa delle cure ancora una volta. Aggiungerei, riflessione, abbiamo i dati che ci dicono che comunque il Covid era già presente, e che non lo chiamano Covid-20 ma Covid-19, in Italia probabilmente dall'autunno 2019. Dopodiché ci se ne è accorti a febbraio, diciamo, quindi alcuni mesi dopo, ma quello che è accaduto prima non è assolutamente nulla di grave. Quindi veramente su tutta la narrazione di questa epidemia prima o poi bisognerà aprire una commissione d'inchiesta e andare a mettere i puntini su lì veramente. Direi che come riflessione, Riccardo, sulla variante inglese, se vuoi aggiungere qualche cosa sull'allarmismo, eccetera, se no passiamo al giornale di oggi. No, io torno al fatto dell'argomento, Luca, che secondo me è da mettersi un po' un focus su questo, sul fatto che proprio i giornali abbiano mollato durante il periodo del governo Draghi, la decisione dei ministri, per tornare al massimo adesso. Quindi, sai, è un po' come un interruttore on-off a volte, questa emergenza, perché quando c'è altro da decidere, ovviamente si passa un po' in sordina, poi torna prepotentemente, con tutti poi i virologi come Galli che ha dichiarato questo. Va bene, leggiamo le altre notizie, Luca. Allora andiamo a vedere, mentre siamo sul Covid, concludiamo la questione sanitaria, poi andiamo alla politica. La linea del rigore, ora Speranza confida in Gelmini,
Come sua alleata. Allora evidenziamo una cosa, la Gelmini, per chi non se lo ricordasse, è colei che ha presentato una mozione sull'importanza della vaccinazione anti-influenzale, poi è stata leggermente modificata, c'era l'obbligatorietà e siamo passati alla raccomandazione, ma insomma la sostanza era che la vaccinazione anti-influenzale era utile per diagnosticare il Covid. Quindi se qualcuno aveva i sintomi, non poteva essere l'influenza se era stato vaccinato, cosa assurda, vista la bassissima efficacia del vaccino anti-influenzale sulle varie sindrome influenzali, e quindi comunque questa era la linea di pensiero dogma, che è stata votata ad ampissima maggioranza. Diciamo che la Gelmini viene ricompensata, non era tra quelle indicate da Forza Italia, l'abbiamo visto ieri, e si ritrova ministro. Quindi quando si fanno certi passi in politica, alla fin fine si viene premiati. E un altro che penserà di essere premiato probabilmente è Zaia. Io ipotizzo che Zaia possa essere il prossimo presidente del Consiglio rappresentato dal centrodestra. Questa è diciamo, la mia previsione. I 27 milioni di vaccini proposti a Zaia via mail, presto in linea con l'Unione Europea, dosi in meno di un mese. Cosa ha fatto Zaia? Sta andando a cercarsi da solo i vaccini. Il mio sogno è il Veneto Covid-free, quindi siamo passati dall'autonomia del Veneto al Covid, al Veneto Covid-free. Zaia ha deciso di provare a fare da sé. Sul mio tavolo ci sono due offerte per un totale di 27 milioni di dosi. Attendo l'autorizzazione del commissario Domenico Arcuri per firmare. Mi sembra che i Veneti siano 5 milioni, Zaia ne ha trovate 27 milioni di dosi. Sarà per quello che l'hanno votato al 70% e oltre. L'annuncio è sorprendente, vista la situazione in cui versa la campagna vaccinale in Italia. Eppure, giura Zaia, lui si è limitato ad assecondare il mercato. Quindi segue il mercato, Zaia, tutto è nato da una serie di banalissime mail che la sua segreteria ha ricevuto a fine gennaio, quando esplosero le polemiche sulle sforbiciate imposte dalle case farmaceutiche alle forniture concordate con l'Europa. Quindi problemi tra le case farmaceutiche e l'Unione Europea, arrivano le email a Zaia, cioè veramente sembra un film, una commedia all'italiana. Questa qua, diciamo, è una commedia in salsa veneta. I dettagli sono coperti da un patto di riservatezza, ma Zaia assicura che i prezzi sono in linea con quelli stabiliti dall'Unione Europea. Si sarebbe da chiedersi più che sui prezzi, sull'efficacia e la sicurezza di questi vaccini. Comunque va bene, la trattativa ferma è stata resa pubblica. Quindi la riservatezza, cioè si sa che c'è questa trattativa, però c'è la riservatezza. Sui prezzi e sugli intermediari, penso, ci dice che le case produttrici hanno respinto contatti diretti, quindi le case farmaceutiche non trattano direttamente col Veneto. Quindi chi sono questi intermediari? Li conosciamo, ci hanno già fornito mascherine e ventilatori polmonari durante la prima ondata. Quindi riconosce Zaia, la giunta del Veneto, presuppongo, bene così. Pare si tratti in entrambi i casi del vaccino prodotto da Pfizer, quindi non si sa neanche esattamente quale sia il vaccino in questione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Zaia che si muove, Zaia assolutamente in linea, Zaia che secondo me aspira a diventare Presidente del Consiglio nel 2023. Poi andiamo e chiudiamo con i vaccini, AstraZeneca via libera, ho visto che AstraZeneca via libera fine 65 anni, Moderna di mezzo alle fiale di febbraio. Allora, Moderna darà meno fiale, sembra di capire. Anche in Italia il vaccino AstraZeneca, sul quale si puntava di più per immunizzare la popolazione, 40 milioni di dosi da distribuire, avrà un uso allargato fino a chi ha 65 anni. In un incontro tra Regione, Agenzia del Farmaco, AIFA e Ministero della Salute si è deciso di ampliare la fase di somministrazione. Allora, ecco. C'è stata una grande sperimentazione, si sono seduti a tavolino e hanno detto 55 anni, ma no, andiamo fino a 65. Quindi finora invece era stato posto il limite del 65 anni, questo nella scheda a fianco, e invece adesso arriveremo fino a 65. E 80% è l'efficacia raggiunta dal vaccino dopo 12 settimane dalla prima dose, tanto che il richiamo può essere rimandato. Quindi l'efficacia, cioè qualcuno hanno prodotto un po' di anticorpi, va bene? Ma che sia efficacia poi nella protezione dalla malattia e nella non diffusione, questo veramente è tutto da dimostrare. Quindi qua confondono l'eventuale reazione del corpo che non può non esserci perché il vaccino non è inefficace, infatti produce delle reazioni tra cui può produrre anche i danni. E con questo Riccardo io direi che sei fuori a fare un commento, poi passiamo alla parte politica. Ricordo sempre nel frattempo che AstraZeneca è un vaccino dove non è stata, non è come quelli classici, dove abbiamo il virus tipo quello del morbillo che viene preso, diciamo, non dico reso inoffensivo, ma comunque reso meno virale, meno forte, e poi dopo viene inoculato. No, in AstraZeneca abbiamo anche qui un vaccino che viene inoculato e farà sì che le nostre cellule produrranno la proteina spike del coronavirus, del SARS-2.
Riccardo, se vuoi fare un Sì, commento. un commento su Luca Zaia. Sono tornati i super governatori, Luca. Li avevamo dimenticati per un po', sono tornati. Allora, si procaccia da soli i vaccini con i titoli sui giornali. Zaia trova i vaccini per i veneti. Sotto Zaia, quattro ministri sono veneti. Ora sarà impossibile non avere l'autonomia. Quindi andiamo avanti a proclami da ormai 1250 giorni, se non sbaglio, dal referendum per l'autonomia. Però adesso siamo a posto. Sono molto d'accordo con te sul fatto che Zaia, secondo me, anche secondo me, c'è un progetto su di lui a livello nazionale. E secondo me Internazionale. Salvini sarà messo da parte per Zaia. Anche secondo me. Va bene. Bene, torniamo al giornale. C'è una bella immagine, una bella foto. Bassino, primo oro sulle Dolomiti. Quindi sulle Dolomiti si sia, ma io voglio vincere ancora. L'ora Cortina dell'atleta azzurra Marta Bassino, 25 anni tra pochi giorni, nata a Cuneo e gareggia per l'esercito. Quindi auguri a lei e soddisfazioni per l'Italia. Auguri all'esercito, sperando che non siano obbligati a farsi il vaccino di AstraZeneca, e auguri a tutti gli amici del Piemonte. Abbiamo poi un richiamo in prima pagina sul discorso di Draghi. Oggi ci avviciniamo, diciamo, al percorso per ottenere la fiducia, ma abbiamo un inciso molto interessante, un gruppo PD, Movimento 5 Stelle Leo, con la spinta di Conte, quindi un supergruppo che rappresenti la precedente maggioranza. Diciamo, si stanno già preparando in vista delle possibili elezioni politiche. Abbiamo poi da Crimi a Madia, da Centinaio a Zampa, il match su 40 posti da sottosegretario. I posti da sottosegretario sono molto ambiti, chiamiamole, sono poltrone, se non d'oro, diciamo di argento prezioso. In sostegno di Napolitano saprà affrontare i problemi, questo è quello che dice Napolitano su Draghi, non dubitavamo. E una cosa interessante, vi evidenzio questo. Per la comunicazione arriva Ansuini da Banca Italia. Andiamo a leggere. Paola Ansuini, responsabile della comunicazione della Banca d'Italia. Sarà la portavoce del Premier Draghi. Quindi diciamo un qualchedun altro che è in linea con la comunicazione delle banche e della portavoce di Draghi. Il Movimento 5 Stelle no, scendono a 20, quindi diciamo i cosiddetti ribelli, quelli che dovrebbero far finta che c'è un'opposizione, scendono a 20, ne bastano poco per confondere le persone. Di Battista e qualche un altro, gli altri incerti. Poi siamo andati a vedere PD, Movimento 5 Stelle, Leo, gruppo e piano comuni conti, così si rivalorizzi il valore svolto. Andiamo a vedere quello che succede un pochettino all'estero, neve, gelo, Texas in ginocchio, in tilt il cuore energetico degli USA. Prima grane, diciamo, operative per Biden. Andiamo a vedere un inciso, per disinfettare gli oggetti l'alcol è sufficiente. Quindi anche questa questione comunque dei disinfettanti continui che vanno poi a modificare il microbiota quando ce li ingeriamo e quindi basta l'alcol. Chiudiamo con la politica internazionale, con quello che avviene in Germania. In Germania ancora lockdown duro. La CDU si spacca, non siamo bambini. Iniziato a metà dicembre, il blocco è prolungato fino a 7 marzo. La cancelliera, la causa sono le varianti, come qua da noi un pochettino in Italia, no? Governo e Länder sono le regioni, o meglio, le entità federate, hanno abbassato da 50 a 35 nuovi contagi settimanali per 100.000 abitanti, la soglia di incidenza al di sotto della quale si potranno allentare le restrizioni. Quindi una volta erano 50 ogni 100.000 contagiati, con tutti i tamponi che fanno è impossibile non trovarli, no? È anche vista comunque l'affidabilità dei tamponi. A 35, quindi hanno abbassato, hanno ridotto di un 30% la soglia. È l'incontrario di quando c'è un corpo inquinante nelle acque che comunque gli si vuole dare disco verde, la soglia viene abbassata. Qui vogliono chiudere tutti in casa e quindi abbassano la soglia dei contagiati. Quindi un 30% in meno praticamente e chiusura totale. Questo è quello che ha deciso il governo tedesco, ma la decisione è fonte di polemica anche all'interno della maggioranza di governo. Persino nella CDU soffia un vento di insofferenza nei confronti della linea dura della cancelliera. Ieri è stato addirittura il neopresidente del partito, Laschet, a mettere in guardia dal rischio di trattare tutti i cittadini come bambini minorenni. Non è possibile misurare la nostra vita solo in base all'incidenza, inventare e inventare sempre nuovi valori perché si torni a vivere. Quindi questo è quello che sta avvenendo in Germania.
direi molto molto eloquente. Riccardo, direi che come rassegna stampa per oggi potremmo avere concluso. Sì, ti ricordo solo una cosa. Allora, ieri quando ha vinto appunto la sceatrice italiana, vedevi i giornali che scrivono trionfo italiano sugli articoli dei giornali e di fianco poi le notizie delle chiusure all'ultimo momento degli impianti sciistici e di tutti gli albergatori, quindi tutte poi le attività correlate. Quindi un po' questa dicotomia ancora in cui si festeggia per una vittoria nello sport sugli sci in Veneto e nel frattempo in Veneto sono tutti chiusi. Quindi questo è un po' il livello attuale dei nostri giornali. Allora, io direi un ultimo commento. Allora, domani, Luca, saremo ancora qui su Movimento 3V, sul canale, perché io credo che il blocco è arrivato alle 7:30, quindi molto probabilmente domani mattina saremo ancora qui dei nostri amici di M3V. Se Dio vuole, però, da domani sera ritorniamo nel nostro canale. Un'emozione per me quasi. Sì, bene, grazie a chi ci ha ospitati, perché è una battaglia per la verità, ma una battaglia per la libertà. La censura è sempre la cosa più brutta che possa accadere, ci si confronta, non si chiudono i canali e non si rimuovono i video. Tra l'altro, l'ultimo rimosso era quello dove i vaccinati, nonostante la vaccinazione, se ne devono stare in quarantena quando trovano un positivo. Quello lì non si capisce bene perché, ci hanno tolto anche quello. Lo dicono gli scienziati, lo dice il CTS e chi per loro, insomma. Quindi torneremo sui nostri canali a breve, con i nostri ospiti, la rassegna stampa sempre. Ricordiamo, Riccardo, il canale Telegram, Facebook, ci stiamo organizzando comunque per ampliare l'offerta, in modo che, nonostante tutto, una voce, diciamo, che ricerca la verità ci sia comunque. Esatto, infatti ricordiamo che siamo sempre anche su Twitch ogni giorno e troveremo anche nuove piattaforme, forse analizzeremo una nostra, ci stiamo lavorando, quindi insomma cercheremo di essere operativi, censura o non censura, che questo forse è quello che dà più fastidio al sistema. Luca, io ti ringrazio, ora a tutti un'ottima giornata, noi ci rivediamo domani mattina alle 7. Ciao a tutti! Un saluto a tutti, ciao!